Bentornati in studio, riprendiamo la nostra diretta e parliamo di musica, musica nella sua accezione più alta, parliamo di musica sacra, parliamo di canto gregoriano e lo facciamo per conoscere più da vicino una realtà che rappresenta davvero un'eccellenza non solo in ambito regionale, in ambito diciamo nazionale, internazionale, una realtà che si chiama Scola Gregoriana e che fa capo alla Cattedrale di Modena. Quindi ben trovato, benvenuto, ben ritrovato, anzi perché è stato con nostro grande piacere già ospite in precedenti occasioni, al maestro Daniele Bononcini, maestro di cappella, direttore della Scola Gregoriana del Duomo di Modena e direttore dell'Istituto Diocesano di Modena Sacra. Maestro Bononcini, innanzitutto per chi non la conoscesse, perché è comunque una realtà di nicchia, ho parlato di musica alta e siamo insomma su un livello davvero che tutti forse considerano erroneamente non accessibile, in realtà come lei ci spiegherà la musica, il canto gregoriano ha una suggestione che tocca veramente i cuori, poi all'interno di un tempio come il Duomo di Modena proposta all'interno, veramente fa parlare le pietre romaniche della nostra cattedrale prendono vita. Ma che realtà esprime? Ecco, che cos'è la Scola Gregoriana? Quanti siete? Quanti sono gli artisti? E chi sono? Ecco, perché il canto gregoriano noi tradizionalmente lo associamo sempre all'immagine dei monaci, ecco, ad ambienti claustrali. In realtà i vostri cantori sono tutti dei laici. Esattamente. Beh, intanto la Scola Gregoriana del Duomo è una delle realtà corali della Cappella Musicale del Duomo. La Cappella Musicale del Duomo nasce a metà del 1400 con la finalità di curare tutta la vita musicale della cattedrale, che è prevalentemente una vita liturgica, soltanto recentemente abbiamo aggiunto anche un'attività diciamo concertistica. E nello specifico la Scola Gregoriana, sì è vero, il canto gregoriano viene associato alle comunità monastiche e tuttavia chi fa gregoriano è soprattutto legato alla liturgia in una chiesa importante come la nostra, si ritrova a essere comunità in una qualche misura, sebbene tutti siano laici, sposati, eccetera. Ma nel momento in cui si fa musica, sia perché si fa le prove, sia quando si fa il servizio, ci si sente molto comunità. Perché questo genere di musica non dà un appagamento immediato, non è alla ribalta, non è da palcoscenico, e dà una soddisfazione molto più intima, molto più impalpabile, ma non per questo meno forte, meno coinvolgente. E chi la sperimenta si sente, diciamo così, trasportato da questa esperienza. La Scola Gregoriana ci è stato notato addirittura recentemente da un grandissimo gregorianista, costituisce realmente una comunità basilicale come quelle che esistevano nei secoli passati e che si occupavano proprio esclusivamente di questo. Però già il termine comunità la dice lunga sul fatto che non è semplicemente un insieme di persone che fa musica, ma è un insieme di persone che fa musica portando dentro tutta una serie di valori. E chi sono queste persone? Quanti anni hanno? So che avete persone proprio di tutte le età, un po' rappresentative di varie generazioni. Sì. Anche giovanissimi. Sì, il più giovane ha 10-11 anni e si va fino insomma oltre i 70. Ci sono veramente tutte le età rappresentate, proprio perché il canto gregoriano è un canto che, per chi lo conosce, è un canto che proprio riempie da tutti gli alimenti necessari alla nostra anima e quindi è abbastanza conoscerlo, diciamo che uno lo ama dopo che l'ha conosciuto, deve conoscere, deve ascoltarlo, deve trovarsi nel contesto giusto per coglierne l'essenza e dopo che l'ha colta però non c'è età che tenga, dopo coinvolge veramente tutti. Io ho parlato prima di pietre vive, parlando riferendomi al Duomo di Modena la domenica mattina alle 10 quando c'è la messa in latino con l'accompagnamento da parte della
Scuola Gregoriana. Assolutamente, così. Assolutamente. Già in passato in questa sede ho avuto modo di sottolineare come il Duomo, il romanico del Duomo, si sposi perfettamente col canto gregoriano, nascono insieme. Per cui è normale avere dei riti in canto gregoriano nella nostra cattedrale, sarebbe anormale che ciò non avvenisse. E il fatto che si continui a cantare il canto gregoriano, la Chiesa stessa dice che è il principe dei canti, tutti i cristiani dovrebbero conoscere il canto gregoriano, dovrebbero avere un minimo del repertorio di canto gregoriano, cioè il fatto che si continui a fare è la dimostrazione che è un canto vivo, non è una cosa da teatro. Se per esempio sulla musica sacra dei secoli successivi si tenta l'esperimento di presentarli esclusivamente in forma concertistica, il canto gregoriano, per quanto ci si sforzi, non funziona in concerto. Si riesce a fare sino a giusto un concerto abbinato delle letture, però il suo habitat è la liturgia. È la liturgia, quindi durante la messa. Sì. Sì. O i vespri, come avremo il giorno di Natale, presi tutti dal vescovo tra l'altro, hanno una solennità e aiutano a spiccare il volo, come si dice. Io ho parlato di eccellenza assoluta riferendomi alla Scuola Gregoriana del Duomo di Modena e non lo dico io che sono nessuno, ecco, in questo campo, ma lo ha detto la massima autorità italiana in campo, appunto nel campo del canto gregoriano, che è stato vostro ospite in occasione delle giornate dedicate appunto ad un convegno importantissimo che c'è stato, questo un riconoscimento assolutamente di grande prestigio che fa onore al lavoro che svolgete tutti i giorni e tutto l'anno. Sì, si tratta del professor Alberto Turco, che è assolutamente, appunto, come ha detto lei, un'autorità a livello internazionale. Basti pensare che la Cappella Sistina lo ha chiamato a tenere dei corsi sull'interpretazione del canto gregoriano. La Cappella Sistina, che è il coro che accompagna tutte le liturgie papali, quindi non è stato nostro ospite, è stato con noi. Noi con lui abbiamo trascorso due giorni di stile monastico, si è studiato, si è pregato e si è ovviamente anche mangiato insieme, perché certo, si deve condividere ogni aspetto. Oh, esatto. E lui al termine di questi due giorni ha proprio desiderato esprimere il suo stupore nel vedere come una realtà di questo tipo stia in piedi per così tanto tempo, nel senso che il servizio che prestano i miei cantori inizia dalla prima domenica di settembre e termina l'ultima di giugno, si sospende soltanto luglio-agosto, tanto per intenderci, e sono tutti volontari, e non si spiega come 30 volontari desiderino tanto studiare il gregoriano, approfondirlo. Per esempio il tema che ha affrontato lui è stato come leggere la prima notazione gregoriana, quella precedente al 1000, la notazione diastematica, che è una notazione particolarmente difficile. Noi abbiamo anche diversi codici nel nostro archivio di quell'epoca. Allora, come fare a leggere questo? Lui è rimasto stupito nel vedere una realtà di volontari così legata al canto gregoriano, proprio perché lui in Italia conosce tante realtà di studiosi di canto gregoriano, ma non strettamente legate alla liturgia, e magari di professionisti, cioè gente che lo fa giusto per fare i CD, per fare dei concerti, e molto raramente la liturgia. Invece lui, riscontrando questa realtà, conoscendola, è rimasto profondamente stupito e non ha potuto fare a meno di scrivere queste parole di apprezzamento che ci hanno riempiti di orgoglio e di soddisfazione, perché il nostro lavoro è molto silenzioso. Ha detto lei all'inizio, è una cosa di nicchia, una realtà di nicchia, quindi non è che noi andiamo alla ricerca di sa quali gratificazioni, e riceverle così inaspettatamente eppure ci arrivano, fa anzi fa di che livello piacere, sì. Assolutamente sì, davvero, insomma, un riconoscimento molto importante. Quando sarà possibile insomma, seguirvi, ascoltarvi? So che avrete un concerto, il concerto di Santo Stefano, sì. Che è una tradizione molto importante per Modena e non solo, insomma, perché vi seguono in tanti. Sì. Sono 20 anni che
teniamo questo concerto di Santo Stefano, è il nostro concerto di Natale, è diventato il concerto di Natale per antonomasia nella nostra città, è l'appuntamento principale, e mentre altri cori fanno il loro concerto prima delle feste, quando c'è tutta la corsa ai regali, questo, quella, tanti impegni che distolgono in realtà dalle cose belle, no? Noi abbiamo avuto questa intuizione di farlo immediatamente il giorno dopo di Natale, quando tutti sono tranquilli, e quindi si gusta il meglio dell'atmosfera natalizia, c'è la serenità, c'è questo radunarsi tutti attorno alla grotta, questo è il titolo del concerto di Santo Stefano, alla grotta con, e ogni anno cambiamo un autore con cui tutti i modenesi possono andare alla grotta. Quest'anno è il turno di Vivaldi, e eseguiremo il celeberrimo Gloria per soli e coro orchestra assieme alla Cappella Musicale del Duomo. Eccezionalmente si aggiungerà un coro di Casinalbo e di Formigine, e poi soprattutto avremo la partecipazione di Francesca Provisionato, questa nostra star locale ma conosciuta a livello internazionale, e che è anche docente dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra, e ha accettato di cantare con noi, canterà con noi sia al concerto di Santo Stefano, ma vale la pena sottolineare, ha accettato anche l'invito a cantare alla messa di mezzanotte, quindi l'avremo in queste due circostanze molto importanti, e così avremo l'occasione di fare musica attorno alla grotta e concentrandosi su quelli che sono i veri valori del Natale. Assolutamente sì, davvero saranno delle occasioni importanti in cui appunto ascoltare la Cappella Musicale del Duomo e gli artisti appunto con il vostro repertorio. Ma c'è un'altra novità che riguarda proprio il Natale di quest'anno, ed è l'uscita di un CD, ce l'ho qua, ve lo mostro, si intitola Pace a voi, delle edizioni Paoline. Questa è una sua collaborazione, l'editore lo ha realizzato anche con un fine benefico, c'è un progetto legato di beneficenza, legato all'Africa, un progetto tra l'altro ideato e creato, messo in piedi da Claudia Cole, un nome importante. E insomma, ce ne parli, ecco, com'è nata questa collaborazione, in che cosa è consistito e che cosa offre questo CD Pace a voi. Claudia Cole viene a Modena invitata da noi già da alcuni anni. Nel 2012 la invitai a fare una lettura di alcune pagine del diario di Santa Faustina Kowalska, definita la segretaria della Divina Misericordia. Fece delle letture alternate dei canti con i Pueri Cantores, dedicati proprio alla Divina Misericordia. Allora lei in quella circostanza mi propose questo progetto. Decisi di accettare, se non che il terremoto bloccò tutto quanto. Lei disse: guarda, scusami, ma ho altre emergenze adesso. E il progetto cadde un po' così. E ci siamo rivisti, rincontrati in febbraio, perché ha tenuto un corso di lettura della Bibbia, di proclamazione della Sacra Scrittura presso l'Istituto di Musica Sacra, poco tempo dopo che Papa Francesco aveva indetto il Giubileo. Allora ha detto: dobbiamo riprendere il progetto, non possiamo lasciarlo cadere. Allora niente, ho detto: ok, se non c'è terremoto che tenga, e mi sono messo a scrivere le musiche. Non ci sono solo musiche, ci sono letture, ci sono brani tratti da questo diario di Santa Faustina, brani del Vangelo di Giovanni sulla passione e la risurrezione, lette da Claudia Cole e da un altro attore, però ecco, tutta la parte musicale è stata composta da me ed eseguita dalla Cappella Musicale del Duomo e da due solisti indicati da Claudia Cole. Per cui adesso abbiamo anche questa partecipazione, è molto bello perché è un duplice obiettivo quello che si è posta lei, che io e tutta la Cappella Musicale abbiamo sposato, quello di diffondere il culto alla Divina Misericordia, al tempo stesso fare un'opera benefica in Africa. E il CD è possibile trovarlo nelle edicole, se non arriva subito a ordinarlo, perché gli edicolanti riescono a trovarlo in pochi giorni, oppure proprio recandosi nei negozi di articoli religiosi.
è diffuso a livello nazionale e questo, anche questo progetto ci riempie d'orgoglio, perché non l'abbiamo cercato, sì. È tutta una cosa che è venuta da sola, diciamo così. Progetto molto bello, tra l'altro insomma servirà anche a finanziare questo progetto per il sostegno alle ragazze madri di Bujumbura in Burundi, quindi esatto. Insomma c'è proprio un valore aggiunto. E poi il grande tema della misericordia che voi affrontate in questo CD in esatto. Musica e in parole, attraverso appunto anche le parole direttamente di Papa Francesco. Esattamente, Papa Francesco quando parlò dopo un Angelus della misericordina, fece sorridere un po' tutto il mondo e annunciò praticamente, fece capire che avevi in mente qualche cosa sulla misericordia. Ci onora il fatto che abbia accettato prestare la sua voce anche in questo CD. E quindi insomma siamo nel pieno di questo giubileo appena iniziato e ci fa piacere di essere uno degli attori, non dico principali, ma più coinvolti dal punto di vista artistico. Maestro Bononcini, quali sono i vostri progetti come appunto artistici per i vostri programmi per il prossimo anno? Ne approfitto a chiederglielo, visto che insomma ormai si chiude così un anno, ne inizia uno nuovo, avete sempre appunto un calendario di impegni e appuntamenti molto nutrito. Approfitto per dire che abbiamo avuto alcuni cambi ai vertici, come è noto, in diocesi, questo ha comportato uno slittamento della programmazione nei dettagli di date, di contenuti, eccetera. Però senz'altro l'evento più importante del 2016 sarà nei primi di febbraio la realizzazione del Requiem di Mozart con tutti i cori della diocesi riuniti assieme alla Cappella Musicale e diretti da Bolaž Kocsár, che è un importante direttore d'orchestra ungherese, con l'orchestra dell'Università di Pécs, dove lui insegna, c'è quindi questa collaborazione e la circostanza per cui eseguiamo questo requiem sia a Modena che a Pavullo che a San Felice, in modo tale che abbracciamo tutta la provincia, tutta la diocesi. Il motivo è fare sia il concerto di San Gimignano, ma anche ricordare il Vescovo Antonio Lanfranchi a un anno dalla morte. Il Vescovo Antonio è stato molto vicino al mondo della musica sacra, ci ha molto aiutati, ci ha molto agevolati e quindi desideriamo ricordarlo con un evento così di questo livello, di questa importanza. Stiamo lavorando già da alcuni mesi, sono certo che sarà un evento di grande richiamo e che rimarrà nel cuore dei modenesi per lungo tempo. Un altro evento importante che è legato più all'Istituto Diocesano di Musica Sacra, si avvierà con gennaio una serie di incontri intitolati Storia della Musica Sacra, tenuti dal professor Luca Colombini. Dopo il successo degli incontri gestiti l'anno scorso, promossi dall'anno scorso sui vari autori della musica sacra, adesso proprio proporrà a tappe una storia sempre in modo avvincente, come il professor Colombini sa fare, per conoscere appunto quali sono le radici del nostro percorso musicale sacro, che nulla nasce per caso adesso, ma è una tradizione lunghissima e passo dopo passo effettivamente siamo arrivati ad oggi. Quindi anche uno sforzo per fornire gli strumenti per comprendere e leggere queste vostre proposte musicali e artistiche che, come dicevo prima, proprio sono elevate, quindi insomma non è scontato magari avvicinarsi, oppure c'è il pregiudizio, Dio è troppo difficile, non lo capisco. No, no, no. Invece voi fate anche un'opera per divulgare questa e diffondere e spiegare, farla comprendere. Non se ne può fare a meno. È un'operazione culturale molto importante, vorrei sottolinearlo, insomma, se da una parte la facciamo, la musica, nelle situazioni reali, la vita liturgica del Duomo è conosciuta da tutti, basti pensare alla nostra presenza all'apertura della Porta Santa due domeniche fa, oppure pensiamo a San Gimignano per identificare alcuni momenti in cui tutta la città è coinvolta, ma noi la facciamo praticamente e poi
cerchiamo anche di farla studiare, di farla conoscere, di capire un pochino dietro le quinte, perché non c'è nulla di inarrivabile, però fornire gli strumenti per gustarla meglio è un buon percorso fondamentale, diciamo si completa il processo. Assolutamente sì. Grazie maestro Bononcini, grazie. Io vorrei ricordare ancora l'appuntamento del 26 di dicembre, il concerto di Santo Stefano. Stefano, a che ora sarà? Alle ore 16. Alle ore 16 nella cattedrale di Modena il concerto. E confidiamo anche nella presenza del Vescovo Erio, che si sta manifestando estremamente sensibile a tutto il lavoro che stiamo compiendo in cattedrale, in diocesi, sulla musica sacra. Quindi insomma siamo tutti molto entusiasti di tutte queste novità. Bene, buon Natale ancora al maestro Bononcini, grazie di questa visita e di queste sue parole.